Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Suikoden 5 e oggi, come promesso la volta scorsa, faremo l'ultimo reclutamento che ci siamo lasciati alle spalle la volta scorsa perché il video era venuto troppo lungo e quindi ho preferito staccare e poi continueremo con la trama. Andremo un po' avanti con la trama, andremo di pari passo con la storia per fare poi successivamente degli altri reclutamenti. Questa è la parte centrale del gioco, perché qui c'è tutta la maggior parte dei reclutamenti che dovremo fare extra, dato che poi, arrivati a un certo punto, ci saranno tutti i reclutamenti di storia che verranno sbloccati, diciamo, non tutti in una volta, ma quasi, quindi avremo la possibilità di perdere qualche passaggio, quindi è molto importante fare il tutto in maniera ordinata. Ecco perché mi sono appunto segnato i passi più importanti prima che poi io stesso me li potessi scordare. Detto ciò, che cosa dobbiamo fare? Cominciamo, con l'ultimo reclutamento, come vi ho detto la volta scorsa, e dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare al villaggio dei castori. Quindi dobbiamo necessariamente andare indietro. Io mi sono fatto il party, ho livellato i personaggi che dovevo livellare e ora possiamo andare al villaggio dei castori. Ovviamente noi dobbiamo andare al villaggio dei castori non tanto per trama, ma per sbloccare il reclutamento che ci interessa. E come lo dobbiamo fare? Dobbiamo andare per lo più alla casa dell'anziano, quindi dobbiamo tornare praticamente indietro e andare da Fualu Fualu. Vedete, i castori finalmente adesso sono tutti quanti amici nostri, non c'è praticamente nessun problema e dobbiamo parlare con lui, se non sbaglio. Risalendo il fiume si arriva a una cascata, ecco qua, è lì che vive il capo. Ecco, e abbiamo riferimento praticamente al capo. Il padre del capitano l'ha visto tanto, ma tanto tempo fa. Quindi qua abbiamo ricevuto l'indizio. Effettivamente sì, questo è un indizio. Ora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare invece da Fualu Fualu, perché sarà lui a dirci appunto le informazioni su questo capo. Oltre ovviamente a tutto ciò che è per la trama. Ah, Vostra Altezza Reale, stupendo sapere che Lord Lake se la passa bene, anche se non potremo mai fare ammenda per aver costruito la fortezza. Spero che ora Lord Lake ci stimi per quello che siamo. Allora, cosa posso fare per voi? Ecco qua, unitevi a noi. Unirci a voi? Oh, sapete davvero come mettere in difficoltà un castoro? Lasciate che vi spieghi, se mai dovessimo unirci agli umani, quelli sareste voi. Ma abbiamo imparato una dura lezione dopo aver costruito la fortezza. Meglio stare alla larga dei conflitti tra umani. E poi noi castori siamo costruttori, non combattenti. Le nostre zampette pelose non vanno bene per brandire armi. Ok, riparliamoci. Il capo? Il mio compianto padre me ne parlava. Un castoro incredibilmente longevo, mio padre. L'avrebbe incontrato l'anno prima della sua morte, se ricordo bene. Non lo presi sul serio, credevo fossero le fantasie di un povero vecchio. Ora mi pento di non averlo ascoltato con più attenzione. Non ho la più pallida idea di cosa sia davvero il capo. Nessuno l'ha mai visto tranne mio padre. Se esiste davvero, mi piacerebbe vederlo con i miei occhi. Chissà, forse se arrivo all'età di mio padre lo vedrò. Ok, credo che ora non ci siano più dialoghi. Come? Oh, sono solo i miei esercizi giornalieri. Devo tenere in forma le mie vecchie membra. Vi sembrano arti marziali? Non siate sciocchi, i castori non ne sanno nulla. Siamo costruttori, non combattenti. Ok, credo che ora. Esatto, abbiamo finito. Quindi abbiamo ricevuto praticamente tutte le informazioni di questo capo. Ora, invece, cosa dobbiamo fare? Come se vi ricordate, la volta scorsa vi ho detto che avremmo dovuto allenare il personaggio di Halzared di a massimo un livello sotto quello del protagonista. E infatti, come potete vedere, l'ho portato esattamente a un livello sotto. Ciò che dobbiamo fare è uscire dal villaggio dei castori e ritornare al bacino della cascata. Con Halzared nel party, molto importante questa cosa. Questo ci permetterà di trovare il capo. Ok, siamo di nuovo al bacino della cascata. Credo di dover raggiungere la fine del dungeon, quindi perderò un po' di tempo e ci vediamo là. Ecco qua, vedete? Per questo serve Halzared nel gruppo, proprio perché è lui a sbloccare l'interazione. Ma che? Quel masso ha qualcosa di strano. Oh oh. Accidenti! Una tartaruga? Oh, benvenuti, benvenuti.
Cosa? Una tartaruga che parla la lingua degli uomini? Non se ne fa menzione neanche nell'enciclopedia della storia naturale. Oh, 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 ti ho sorpreso? Io sono Geno, ma qualcuno mi chiama Capo. Capo? Allora le storie che raccontano i castori hanno un fondo di verità, dopo tutto. Eh? Ho percepito la presenza di una creatura carica di anni e sono venuto a controllare. Vorrei che avessi ragione. Non sopporto i giovani, ma sono pochi ormai, i vecchi che si avventurano su queste montagne. Ti andrebbe di fare due chiacchiere con me? È tanto che non ho compagnia. Sono in presenza di una meraviglia ignota, di tanta saggezza ancora non affidata alle cronache. Certo che mi farebbe piacere fare quattro chiacchiere con te. Fantastico, ottimo. Una decina d'anni dovrebbero bastare, che ne dici? 10 anni? Unirmi a voi? In che senso? Oh 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 oh! Quindi nella tua squadra ci sono degli altri anziani? C'è tanta gente con cui potrò chiacchierare? Oh oh oh, niente male, niente male davvero. D'accordo, giovanotto, starò un po' da te allora. E qui abbiamo ottenuto Geno. Che faccio? Ti seguo? Ragazzi, sì, lui potrebbe entrare nel party, però no, per il momento avviate al castello. Sì, perché lui, se non mi ricordo male, occupava anche diversi slot personaggio, quindi per il momento lasciamolo perdere. Detto ciò, io questa volta sono venuto prevenuto. E quindi usiamo la fune di fuga e possiamo uscire. Ora finalmente siamo pronti per andare avanti con la trama. Quindi dovevamo soltanto reclutare lui, che era l'ultimo reclutamento da fare in questa, diciamo, in questa sessione di gioco. E adesso possiamo andare avanti con la storia. Come si fa ad andare avanti nella storia? Semplice. Dobbiamo praticamente entrare nella sala di guerra per parlare con tutti quanti gli altri e decidere la prossima mossa. Quindi dobbiamo necessariamente fare strada, la vecchia strada in questo caso. Quindi torniamo alla sala da guerra, ve la faccio vedere la strada, anche perché magari per chi non si sa rientrare nel castello potrebbe avere difficoltà. E qui c'è la sala della guerra. Ecco qua. Bentornato, Vostra Altezza. Oh, George, sei tornato? Già, sono appena arrivato. Ho sentito che i castori hanno gentilmente rifiutato di unirsi a noi, Vostra Altezza. Eh già. Forse non volevano farsi sfruttare di nuovo dagli umani. Anch'io starei attento se venissi usato da altri. Anche loro sono delle vittime, poverini. Purtroppo neanche io ho delle buone notizie. Le forze di Armes sono tornate in patria, quindi non dovremmo più avere a che fare con loro. Ma l'invasore e il tradimento di Lord Burrows hanno reso Lord Robel di Sable più cauto. Le forze del generale Dean rimangono a Sable e Lord Robel non le manderà in nostro aiuto. È comprensibile, dopo essersi scottati con quel che ha fatto quella vecchia volpe. Ma se le difese di Sable sono più forti, non dovremmo preoccuparci di un'invasione di Armes. È un vantaggio per noi. No, il fatto che Sable stia prendendo le distanze dal principe va a nostro svantaggio. George, avrei voluto davvero che tu tentassi di parlare con Lord Robel. Ma sei matta? Uno non può andare in giro da un lord all'altro chiedendo direttamente di aiutare il principe. Perfino le notizie che vi ho dato provengono dal generale Dean, l'ho avuto di soppiatto. Non dire altro, andrò io a Sable. Lord Robel è uno dei buoni, ascolterà un vecchio amico come me. Ci penso io, Vostra Altezza. Molto bene, Lord Wilde, la missione è vostra. Grazie, Lucrezia, e per favore, qui non siamo Estrais, non devi essere così formale con me. Io sono solo uno dei tanti soldati che combattono al fianco del principe per aiutare Falena. Boz andrà bene. D'accordo, Boz. Come dicevo, la missione è tua. Ci penso io. Sable diventerà nostro alleato in men che non si dica. Ok, e anche questo è fatto. A questo punto possiamo tornare indietro. Ti perdo un attimo di vista e tu ti ritrovi un bel castello. Sei davvero incredibile. Cosa? Intendi dire che hai trovato questo castello solo per un colpo di fortuna? Forse trovarlo lo è stato, ma trascinare tutti qui è stato solo merito tuo. Questa non è fortuna. Vanne fiero. Sua Altezza, il popolo di Lord Lake ha accettato di combattere al tuo fianco. Perdonaci per la nostra insolenza. Siamo onorati di servirti ora. Prima i castori e ora Sable. Beh, credo che non possiamo avere tutto ciò che vogliamo.
Per fortuna il nemico è inerme, così possiamo finire il trasferimento aspettando di vedere cosa succede. Puoi riposarti un po' se vuoi. Ok, quindi in teoria dovremmo andarci a riposare, ma noi invece che riposarci torniamo al villaggio dei castori. Torniamo al villaggio dei castori perché dobbiamo parlare nuovamente con Fualu Fualu, questa volta, per sbloccare, diciamo, un evento, per sbloccare appunto un evento che ci consentirà di andare avanti con la trama. Ci sono nuovi arrivi? Mio nonno. Dicono che mio nonno si sia unito al gruppo, ora dovrò lavorare il doppio. Ma non ce n'è bisogno, chi ha le lamentele dovrebbe farle direttamente a te in faccia. Da giovani, Subale e Luna erano come sorelle. Quando cambiò tutto? Almeno si ricorda di comportarsi bene quando sono da queste parti. Conosci quel libro che luccica di notte? Ho sentito che è il male in persona. So che è il mio lavoro sorvegliare le cose, ma non ho firmato per quelle cose. Ecco, vedete, questo era il segnale che Chuck appunto non voleva più riavere il libro. Quindi avremmo potuto, diciamo, vedere e sapere del fatto del libro da qui, solo che non ci ho pensato. Sua Altezza sembra riluttante al commercio, sebbene sia il modo migliore per raccogliere i fondi per la guerra. Forse non è opportuno dirlo, è anche un po' maleducato, ma non è così difficile se non si ha esperienza. Ti assicuro, ho solo le migliori intenzioni, perché non ci provi? Combatteremo appena osi sfidarmi. Dai, vieni ad assaggiare la sconfitta. Vabbè, è sto solito Egbert. Quella ragazza è una gran lavoratrice, aiuta persino a rifare i letti all'infermeria, gliene sono grata. Certo, ha spiegato tutto. Certo, capiamo, sono ancora curioso. Beh, presto vedremo se è pronto o no per questo. Principe, perché non vieni a trovarci quando ne avrai l'occasione? Al lago ho visto questo serpente incredibilmente enorme. È bianco come la neve, sul serio. Ecco, vedete, qua abbiamo praticamente tutto il nostro, anche la nostra fonte di informazione, perché sembra stupido, ma in realtà alcuni di questi messaggi contengono dei suggerimenti per noi, quindi è molto buono in realtà. Allora, torniamo al villaggio dei castori e andiamo a parlare con Fualu Fualu. Quindi facciamo strada. Ecco qua. Come? Ah, ok. Ah no. Oddio, mi ricordavo di parlarci. Ah, forse è perché ci ho parlato prima, effettivamente. No, ok, allora va bene. Vuol dire che già avevo triggerato il dialogo. Qua non mi ricordo se c'erano forzieri o altre robe. No, qua si usciva. Sì. Ok, usciamo da qua. E torniamo al castello allora. Ok, allora il dialogo l'abbiamo già triggerato, perfetto. Sì, che era quello tecnicamente di unirsi a noi, no? Quando noi chiediamo, ah, unitevi a noi. E loro praticamente ci dicevano, no, non ci possiamo unire, eccetera, eccetera. Quindi sì, ok. Allora, adesso dovremmo tecnicamente uscire dal castello, perché dovrebbe spuntare un nuovo alleato. Eccolo lì. Alto là, uomo misterioso. Non potete lasciarmi qua fuori, la gente deve sapere la verità. Che succede? Ah, Vostra Altezza. Ah, giusto in tempo, Sua Altezza Reale, il principe Joe, proprio l'uomo che ero venuto a trovare. Ehi, torna qua. Qual è la vera storia dell'eroina? Perché avete deciso di occupare questo castello? Chi ha trovato questo posto? Qual è il segreto delle ultime vittorie? Ci sono prospettive di nuove vittorie? Cosa rispondete al Lord Godwin che chiama le vostre forze esercito ribelle e traditori? Cosa sono tutte queste domande? Ah, tu devi essere Leon, apprendista cavaliere e guardia del corpo di Sua Altezza Reale il Principe. Le mie fonti, che rimarranno anonime, avevano detto che eravate bella, ma non tanto bella. Oh, un attimo, chi è che mi spia? È vero che non lascia mai da solo Sua Altezza, neanche per un momento? E che succede quando Sua Altezza va a letto? E quando fa il bagno? E quando ha bisogno di rilassarsi? Ora basta! Chi sei e cosa sono tutte queste stupide domande? Opla! Mi sono fatto prendere la mano. Perché servono le domande senza risposte? Non ci sarebbe nessuna storia. Mi chiamo Taylor e sono un giornalista. Come ogni buon reporter, sono qui per uno scoop. Mi hanno anche chiesto di recapitare un messaggio dall'Elkar. Ecco qua. Nuova zona disponibile per il gioco, diciamo. Vogliono che proteggiamo l'Elkar?
Già, beh, almeno a quanto mi ha detto la mia fonte, si chiama Wasil. Wasil? Lo conosco bene, è un uomo molto influente all'Elkar. Era amico di Lord Rover e la firma su questa richiesta è quella di Wasil, non c'è dubbio. Aspettate un attimo, ma il sovrano di Elkar non è Lord Beers, quel fantoccio di Godwin? Esatto, ma l'Elkar è una città divisa. Alcuni appoggiano i Godwin, altri Barrows, altri Rovere. Per alcuni Lord Beers è un grande leader, per altri è un codardo. Ancora non capisco cosa intenda per proteggere. Secondo le mie fonti, Lord Beers è scappato dall'Elkar temendo la potenza militare di Sua Altezza Reale. Come? Il Lord di Elkar è scappato? Beh, in fondo è un codardo. Le mie fonti non mi hanno detto altro. Veramente, dovevo rimanere all'Elkar un po' più a lungo. Ma sono corso qui non appena ho saputo del castello. Questa è una storia molto più interessante. Bisogna dare ai lettori quel che vogliono. I pettegolezzi reali e le storie sui Sindar aumentano sempre le vendite. Beh, la cosa si fa interessante. Cosa dobbiamo fare, Vostra Altezza? Ok, possiamo andare all'Elkar. Credo che potremo capire meglio la situazione una volta che il principe sarà là. Mi piacerebbe comunque avere qualche altra informazione prima di proseguire. Ehi, interrompo qualcosa? Kyle? Kyle, che piacere vederti. Sei sempre in giro. C'è qualcosa che non va? No, però ho saputo che ci sono dei problemi all'Elkar. Io vengo da lì, sapete. Ah, il tuo tempismo è perfetto. Eh? Ah, mi stavo abituando al colore arancione. Adesso avete di nuovo cambiato il vostro aspetto. Il principe deve andare in incognito. Dopotutto l'Elkar è controllato dai Godwin. La nostra presenza deve restare assolutamente segreta, capito? Non credo che dobbiamo preoccuparci di Lady Leon o di Sua Altezza, ma non è un po' troppo rischioso per Kyle? Lui in fondo è di l'Elkar, lo potrebbero riconoscere subito dato che è un famoso cavaliere della regina. Credo che andrà tutto bene, e poi ero solo un bambino quando viveva all'Elkar. Se i miei vecchi amici avessero sentito parlare di Kyle, il cavaliere della regina, dubito che pensino che sia io. Penserebbero che si tratti di un caso di omonimia. Beh, se le cose stanno così... Sir Kyle, vi chiedo di proteggere l'incolumità di Sua Altezza Reale il Principe. Nessun problema, me ne occupo io. Vostra Altezza, Leon, Kyle, tenete a mente la vostra missione, non possiamo correre rischi. Dobbiamo parlare con Wasil e basta. D'accordo. Ok, principe, andiamo. Ora, giustamente, Kyle si mette nel gruppo e siamo soltanto noi, quindi dobbiamo andare a formare il party e successivamente partire alla volta di l'Elkar. Allora, il party ovviamente ce l'ho già in mente, perché comunque sarà un party costruito tra attacco e magia. Voglio comunque avere nel party gente che faccia magia AOE e che quindi mi consenta comunque di eliminare i mostri in modo molto rapido per fare un po' di exp. E poi successivamente avere comunque anche i DPS fisici che faranno il loro sporco lavoro. No, aspetta, non mi servi Vicky, perché all'Elkar ci devo andare con la barca inoltre. Mi servi tu, Luserina. Sì, allora, chi utilizziamo? Sicuramente Alzared, che gli abbiamo messo la runa tuono appositamente. Metteremo Zerase, che lei con la magia è una bestia incredibile. E poi qui in realtà è tutto un po'... Richard addirittura 44 livello, sarebbe ottimo. Ci sarebbe Lorelai, che in realtà non sarebbe male. Ecco, Geno non può entrare nel party perché, guardate, vedete, vuole più slot. Ne vuole due o tre, se non mi ricordo male, quindi... Però guardate il suo attacco fisico, 338 di base. È una macchina anche lui. Oddio, qui è una bella roba, perché mi servirebbe in teoria un altro magico. Kyle lo vorrei utilizzare come attaccante fisico. Però se mi portassi Zegai... Ci sarebbe anche Richard in realtà, ma Richard al 44 è un po' esagerato, mi sa. È un po' troppo forte. Potrei portarmi Lorelai. Sì, che la utilizzo come magia. E poi qui al solito come entourage ci portiamo Egbert per avere più soldi.
perché i soldi fanno sempre comodo. Sairo potrebbe essere interessante per avere Cedi, che Cedi è una buona passiva. C'è anche Shinro. O è il drop dei nemici. Va bene così. Utilizziamo soltanto loro. Non ho bisogno di portare altri con me. Allora, sistemiamo la formazione. Perché ovviamente Kyle va messo qui davanti. Leon il principe. Poi Alzared lo potremmo mettere dietro. Tanto lui utilizzerà solo le magie, lei pure, e lei invece così può attaccare a media distanza insieme al principe, e quindi va bene così. Ok, ci siamo. Per andare all'Elkar bisogna usare la barca, quindi dobbiamo andare da Log. Dobbiamo uscire necessariamente e andare da Log per andare all'Elkar. L'Elkar è una bella sezione di gioco, perché ci sono dei nemici abbastanza interessanti, ci saranno boss, ci saranno nuovi oggetti... Ci sarà un po' di roba. Quindi tanta roba. Tanta roba. Vabbè. Saltiamo l'animazione, non ci interessa sapere dove è l'Elkar, tanto ci arriveremo col teleport la prossima volta. Ecco qui la cittadina di l'Elkar. Qui adesso ci sarà una piccola parte dove dovrò esplorare per conto mio, perché ci sono degli oggetti che devo recuperare. Vi farò vedere magari dove si trovano i forzieri, no? Vi dirò anche quanti sono. E poi dopo niente, dopo andremo avanti con la trama. Ah, quanti ricordi. Ora che ci penso sono quasi tutti ricordi piacevoli. Pensate che funzionerà? Se scoprono che il principe è qui, non oso pensare a quel che... Non preoccuparti, basta che ci comportiamo normalmente. Io ci so fare, sono abituato a fingere di... Ah, Vostra Altezza Reale, il principe Joe! Ecco, subito. Credo che qualcuno ci ha notato. Wasil? Oh no! Ah, perdonatemi, Altezza Reale. Oh, non avrei mai pensato che Sua Altezza Reale sarebbe venuto personalmente. Oh, Sua Altezza Reale deve essere esausto per il viaggio. Posso fare qualcosa per Sua Altezza Reale? Cioè, l'ha ripetuto già 77 volte. Tipo, stai zitto! Ecco. Ma noi due non ci conosciamo già? Oh, ma certo, Kyle, è impossibile scordare la tua faccia. Stavi sempre da Volga, vero? Allora, come vai tra i cavalieri della regina? Ne hai fatta di strada, eh? Tutti in città conoscono. Oh no, mi stai confondendo con qualche cavaliere della regina. Io sono solo un uomo comune. Siamo in incognito. Basta con Sua Altezza Reale e cavalieri della regina. Hai capito? Oh, mi sento proprio stupido. Ah, come siete cresciuti. Sembrate cavalieri o principi di un grande regno. Già, un grande regno che non è falena. Ma ovviamente non siete niente di tutto questo, vero? No. È solo che sembrate come loro. Ci rinuncio. Venite, imitatori di cavalieri e principe. Dobbiamo parlare di molte cose. Ecco, imitatori, cioè se n'è uscito. Vivo nella parte meridionale di questo isolotto. Da questa parte, imitatori di cavaliere e principe. Ok, e Wasil è entrato nel party. Solo che noi per il momento non me ne frega nulla. Perché appunto devo andare in giro. Devo andarmi a raccogliere tutti gli oggetti, fare un giro della città. E poi andremo da Wasil. Quindi a tra poco. Ecco qua, il primo forziere si trova appena fuori dal molo, con una spilla rosa bianca. Non avete idea di ciò che dite. Eh sì. Lord Godwin sta provando a rendere questa nazione più forte e prospera. È lui che deve guidarci e governarci. Quel pazzo di un principe è solo una scocciatura. Ha un bel coraggio a chiamare il principe pazzo. Scommetto che non glielo diresti in faccia. Ma stai zitto, che c'è di male a chiamare pazzo un pazzo? E pappa e ciccia con l'uomo che ha ucciso i suoi genitori. Scommetto che aveva pianificato tutto. Beh, che c'è di così divertente? E tu ci credi davvero? Sei proprio un fesso. Lord Godwin ha ucciso Sua Maestà la regina e Sua Maestà il comandante Ferid. Sir George Prime è solo il capro espiatorio. Anche un idiota lo capirebbe. Come osi? Ti pentirai di aver infangato il nome di Lord Godwin davanti a me. Esatto, tafferugli. Meglio che ce ne andiamo. Ehi, la città è cambiata un bel po'. Purtroppo è una scena che si ripete spesso di recente.
questo per farci capire che in quella zona della mappa ancora non possiamo andare, per cui andiamo a prendere gli altri oggetti. Oh, eccoci, prego, entrate, entrate. Eh sì, ho sbagliato strada, non dovevo andare qui, però ormai siamo entrati. Bene, qui dovremmo essere al sicuro. Vostra Altezza, Principe Joe, Lady Leon, Sir Kyle, grazie mille per essere venuti. E vogliate scusarmi per aver spifferato i vostri nomi prima? Non importa. Mi sorprende però che tu abbia riconosciuto il principe, anche se sotto mentite spoglie. Voglio dire, non l'avevi mai incontrato, giusto? No, ma ho avuto spesso il piacere di guardare ritratti di vari nobili nella residenza di Lord Rovere. Sua signoria stimava molto sua maestà la regina Arstadt e la sua famiglia, per questo aveva molti ritratti. Ah, scusatemi, non volevo rievocare dei ricordi tanto dolorosi per voi. Comunque, Vostra Altezza, ha salvato Lord Lake. Lord Rovere ne sarebbe stato lietissimo. Sì, lietissimo. Ecco perché volevo incontrarmi con Sua Altezza Reale. Ed è per questo che noi siamo qui, Wasil. E perché? Ma perché ci chiedi di proteggere l'Elkar? Oh, è una storia lunga e complicata. Lasciate che vi spieghi cos'è accaduto. Come di certo sapete, la nostra città è ufficialmente in territorio Godwin. Tuttavia, ci sono molti abitanti che non appoggiano i Godwin. Anzi, sono apertamente ostili ai Godwin. La maggior parte dei simpatizzanti dei Godwin vivono nell'isolotto occidentale. In quello centrale, dove siamo noi ora, i più appoggiano la famiglia reale e Sua Altezza Reale il Principe. Nell'isolotto orientale, la maggior parte delle persone si disinteressano dei Godwin, ma non li osteggiano. Lord Beers è un incapace, ma finché è in circolazione, la gente si trova d'accordo nel disprezzarlo. Si potrebbe addirittura dire che è stata l'incompetenza di Lord Beers che ha tenuto unita l'Elkar. Però Lord Beers è scappato per paura della potenza militare di Vostra Altezza e adesso la città sta andando in pezzi. Sir Wasil, Sir Wasil! Non vedi che ho degli ospiti, cosa vuoi? Scusate l'intrusione, Sir Wasil. Mi pare che i cacciatori di Orok siano stati avvistati nell'isolotto orientale. Oh, non di nuovo. I cacciatori di Orok? Sì. Uomini spregevoli che reclutano con la forza i giovani nelle file dell'esercito Godwin. Principe, dobbiamo andare a controllare. Già, forse capireste meglio quel che sta succedendo nella nostra città se lo vedete coi vostri occhi. E qui ora noi dobbiamo andare praticamente a vedere la situazione, ma io prima devo andarmi a fare un giro per prendere tutti questi oggetti. Ecco, qui c'è un altro forziere andando praticamente tattica vento triplo. Che non mi ricordo cosa faccia, anzi guardiamola. Ah, non è una formazione? Scusa, cos'è allora? Forma a punta di freccia disponibile. Ah, formato da 3 persone. Vento triplo disponibile. Ah, ok, è una tattica per solo 3 persone. Va bene. Vediamo se c'erano qua altri oggetti. Dopodiché andiamo avanti. Siamo passati all'isolotto occidentale e abbiamo ottenuto un altro pezzo di furia molto importante. Qua, come potete notare, sono tutti vestiti da nobili, sono tutti a favore dei Godwin. E dentro la locanda, guardate chi c'è. La ricordate lei? Ah, che mangiata deliziosa. Non mi ricordo nemmeno l'ultima volta che mi sono sentita così sazia. Maledizione, avrei mangiato così ogni giorno con i soldi che avrei potuto vincere ai giochi sacri. Vabbè, almeno ho trovato il modo di guadagnare abbastanza soldi per mangiare. Che felicità, non c'è niente di meglio che mangiare a sazietà. Ok, per il momento non ci dice più nulla. Eccoci qua al negozio di armature, perché me lo sono ricordato in questo esatto momento. C'è un personaggio da reclutare. Benvenuto, mi chiamo Mosen e sono il proprietario di questo negozio. La nostra attività ha avuto l'approvazione speciale di Lord Godwin. Vendiamo armature di primo ordine a prezzi convenientissimi. Comprando da noi risparmierete senz'altro. Ditemi, chi pensate abbia ragione in questa guerra? Io sono totalmente dalla parte di Lord Godwin. Come l'armatura protegge il guerriero, così la forza militare di una nazione protegge la gente. Falena deve aumentare la sua potenza militare per proteggere la gente dalle minacce di Armes e Nagarea. Probabilmente sono di questo avviso non perché Lord Godwin fa molti acquisti nel mio negozio. Comunque, non pensate che il principe sia abbastanza ingenuo rispetto alla realtà delle cose? Io credo di sì.
va benissimo così. Ok, per il momento possiamo uscire, lo dovremmo reclutare dopo. Prima dovremo effettuare la battaglia, perché qui ci sarà un'altra battaglia campale, e dopo lo potremo reclutare. Il negozio di rune, un secondo, unisci i pezzi. Aspetta un secondo. Allora, fortunatamente i soldi ce li ho. Perché sì, per reclutare il tizio delle armature dovremmo spendere 100.000 poch nella sua... Oh, furia. Ottimo. Sì, drenaggio, va bene, la facciamo pure. Ok, basta. Adesso carica. Abbiamo praticamente furia. Eccola qua, fuoco feroce, che la sostituiamo a quella del fuoco di Leon. Drenaggio non mi interessa. Della rabbia si attiva dopo due turni. Oddio, abbiamo anche questa che non sarebbe male. La runa del potere. Ma tra l'altro la posso sbloccare io. Boh, per ora mettiamo questa. Appena avrò la rabbia, quella diciamo in perennemente status berserk, metteremo quella. Ok, ho sbloccato la testa, ci sta. La magia del castigo è anche figa. La diamo a Zerase. Ok, possiamo uscire. Andiamo a vedere se c'è qualche altro forziere e poi andiamo avanti. Eccoci qua, alla fine del corridoio abbiamo le caviglie del destino. Allora, abbiamo preso tutti i forzieri per ora, quindi possiamo scendere nella parte orientale, dove ci saranno gli ultimi forzieri da raccogliere, l'ultima sezione di trama, e poi spero la prossima volta di fare la battaglia, perché non vorrei cominciarla adesso in realtà. Oh, e ora come farò? Hanno preso mio figlio, il mio piccolo Kyo. Signora, la prego, si riprenda. Dannati, quanti ne avranno presi? Quando è che saranno soddisfatti? Hanno preso anche mio figlio. Mi hanno detto che dovevo essere fiera di lui, dato che si arruolava nelle gloriose forze di Lord Godwin. Maledizione, che diritto ha quella che chiede Godwin a portarci via i nostri ragazzi? Kyle, chi è questo Orok di cui parlano tutti? Ricordo il nome e poco altro. È il capo dell'isolotto occidentale, ma si limita a raccogliere le tasse e reclutare soldati. Dichiara di agire per conto di Lord Godwin, ma non è altro che un ladro e un rapinatore. I ragazzi di queste famiglie sono stati portati via con la forza, chissà dove. È terribile. Ascoltate tutti, adesso basta, andiamo a salvarli. Sì, vediamo se Orok riesce ad affrontare una folla inferocita. Fermi. Eccolo qua. È Volga! Non è necessario che attacchiate voi, Orok. Andrò io da solo. Aspettate qui. Sarebbe un suicidio, Volga, anche per te. Ha un esercito di scagnozzi ai suoi ordini. È vero, lo sanno tutti che un uomo da solo non può battere un esercito di... Silenzio! Come ho detto, andrò da solo. Non seguitemi. Volga. Volga. Ehi, come va? È un sacco di tempo che non ci vediamo. Scusa, ma chi dovresti essere? Aspetta, mi sembra di conoscerti. Kyle? Kyle, sei tu? Cosa ti porta all'Elkar dopo tanto tempo? Il mio travestimento è davvero così inutile. Kyle, è un tuo amico? Già, sembra un tipo losco, ma è il capo dell'isolotto orientale. Si è preso cura di me quando ero piccolo. Un tipo losco, eh? I cavalieri della regina non ti hanno insegnato ad avere rispetto per gli anziani? Eh? Non sei cambiato neanche un po'. Volga, hai sempre detto che la gente di Elkar non dovrebbe combattere tra loro. Perché non lasci che ci occupiamo noi della situazione? Odio vedere voi che vi scannate in questo modo. Questi sono affari di Elkar, levati di mezzo. Credo invece che mi metterò in mezzo. Ti serve il nostro aiuto, Volga. E cosa te lo fa pensare? Dato che non viviamo qui, possiamo giudicare le cose in maniera obiettiva. Per voi va bene, principe? C'è un principe qui? Dove? Un attimo, principe? Ma che vuol dire? Calma, calma, Volga. Ah, Wasil, dovevo immaginare che c'eri tu dietro tutto questo. Beh, se sei coinvolto anche tu, credo che vada bene. Fantastico, conta su di noi, Volga. Orok vive sull'isolotto occidentale, vero? Esatto. E anche quelli che ha rapito dovrebbero trovarsi lì.
Principe, ho un piano perfetto. Andiamo a fare una visitina a questo Orok, va bene? Ok, in questo caso Wasil ha lasciato il party e noi dobbiamo andare da Orok. Però, prima di fare ciò, giro per la città, prendiamo gli ultimi forzieri e la prossima volta faremo tutta la seconda parte di Lelkar. Così poi chiuderemo il cerchio e saremo a posto. Ecco qua, alla fine del corridoio abbiamo un gizzo sacrificale, cioè alla fine del corridoio, diciamo, della residenza di Volga, perché qua c'è la residenza di Volga. E qua forse c'era un altro, no. Non so quanti forzieri c'erano in realtà qui, ma credo che siano finiti. Allora, vado a fare un giro dall'altro lato e poi chiudiamo. Ok, abbiamo salvato, ho preso tutti i forzieri, o almeno credo che siano tutti. Quindi per il momento è tutto. Vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.